buonasera a tutti. Io vi ringrazio molto per essere venuti, per condividere un po' con questa esperienza. Io sono in Brasile dal gennaio del 1999, era la prima volta che ci andavo con un biglietto di sola andata di 10 anni. E non sapevo praticamente niente del Brasile, quindi la cosa che fa riflettere appena si arriva in Brasile o anche in qualche paese dell'America Latina, io sono stato anche in altri paesi, è la grandissima disuguaglianza sociale. Cioè ci sono dei quartieri fantastici, bellissimi, e a 200 metri delle favelas. Favelas sono degli agglomerati, a volte immensi, di case fatiscenti, di persone che vengono soprattutto dall'interiore degli stati del Brasile. E quindi questa disuguaglianza fa riflettere. E nelle città dove sono stato io, che sono tutte città dell'interno della Bahia, in una zona chiamata, cioè una zona del semiarido, questa situazione è anche accentuata dai politici locali. Cioè le grandi piaghe della Bahia, dove sono io, sono esattamente la siccità e i politici. E importante un'osservazione generale: quando si parla di Brasile si parla di un continente immenso, un continente, cioè è un paese ma è enorme. E esiste il sud del Brasile abbastanza sviluppato e ricco e il nord-est molto più povero. Però anche nelle grandi città del sud del Brasile, come per esempio Rio de Janeiro, San Paolo, Porto Alegre, sono stato recentemente, vivono anche questa realtà. Senza dubbio sono città più sviluppate economicamente e stanno meglio. Solo che questa disuguaglianza sociale è visibile, cioè anche nelle grandi città, per esempio Rio de Janeiro, la costa è bellissima, però è dalla spiaggia Copacabana o Ipanema si vedono le grandi favelas spaventose. Quindi questa è una realtà che fa riflettere, sulla quale noi cerchiamo di lavorare. Grazie. E due aspetti, vi dicevo prima, del tuo lavoro, culturale e politico, come interagiscono? Infatti quando io sono arrivato, ho passato praticamente, ho trascorso un anno per apprendere la lingua e ho avuto occasione anche di leggere molte cose, sia della storia brasiliana, che è una storia triste perché è una storia di colonizzazione, sono stati uccisi un sacco di gente, di indios. Quando i portoghesi sono arrivati erano 5 milioni di indios, dopo 50 anni ce ne erano 500.000, primo. Seconda cosa, anche dal punto di vista, io sono sacerdote, ho letto molti diari di sacerdoti e di missionari a partire dagli anni 70, perché per la Chiesa Cattolica sono stati anni interessanti. C'è stato il Concilio Vaticano II, stiamo celebrando i 50 anni, e quando i vescovi brasiliani e latinoamericani sono tornati da Roma, si sono incontrati a Puebla, una città, per riflettere un poco su come portare avanti il discorso di evangelizzazione in America Latina, e lì è nata la opzione preferenziale per i poveri. Vari vescovi e sacerdoti hanno abbandonato le loro casone, le loro case parrocchiali, i palazzi, per andare a vivere nelle favelas. Allora io mi sono un po' ingasato, si dice, ho detto che bello, sono qui, adesso esageriamo un po'. Ho usato a parlare con il mio vescovo, mi piacerebbe andare a vivere anche a me in un quartiere povero, una casa come loro. E così è stato. Infatti io penso, ho vissuto 10 anni praticamente in due quartieri poveri, i primi 5 anni in una casa dove non c'era neanche l'acqua e la luce, perché avevamo la luce, solo che un giorno è arrivato quello dell'energia, ha cominciato a tagliare l'energia a tutti, alle case della gente del nostro quartiere sgangherato. Ho detto, beh, anche noi, perché a noi no? Perché voi pagate la luce. Allora ho detto, basta, non paghiamo più, e ce la tagliamo anche noi. Quindi è lì. Questa è la casetta dove io ho tapirà montà. Sì, ragazzi di fuori. Guardate questa bambina, dopo vi racconto la storia di questa bambina qua. Puoi descriverla questa casa?
Sì, questa è una casa con, tipica. Ho preso una casa tipica, era una casa abbandonata, c'erano due stanze, e una cucina, non c'era il bagno, che è un altro dei grandi problemi del nord-est. L'ho fatto fare, è fuori. In tutte le case c'è sempre un piccolo orto, dove possono piantare banane, queste cose. Molto spesso le strade non sono asfaltate, quindi non c'è un impianto di... si chiama fognature. Beh, esatto, di fognature, lo rimandiamo, esatto, non ci sono, non c'è soffitto, ci sono i coppi direttamente, e in questi, nei quartieri praticamente nessuno lavora, cercano dei lavori così, è quello che trovano, i bambini sono sulla strada. Questi bambini che si trovano qui, loro non cenano, non fanno colazione e la loro grande risorsa è la merenda, perché la merenda loro non la portano da casa perché non hanno i soldi, ma la offre lo Stato. Questo è per tutto il Brasile, ci sono dei fondi apposta per le merende e le merende sono sostanziose. Io ho parlato con una professoressa loro, della scuola del quartiere. Lei mi diceva che fino alle 10:30 non riesce a fare scuola perché i bambini stanno con una fame pazzesca, non hanno né cenato né fatto colazione, hanno messo un caffè rapido con un po' di farina e guardano la finestra per vedere che merenda arriva. Dopo mangiano. Che cosa è successo? Un giorno una professoressa, cioè una maestra della scuola, è venuta lì a casa mia dove ero, alla mattina, mi ha detto: padre, sono 2 settimane che qui non arriva più la merenda. Tanto cosa è successo? Il sindaco ha rubato i soldi della merenda. Questo è uno dei grandi problemi. I grandi problemi del Brasile, del nord-est, dove siamo noi, sono la siccità che castiga, e anche questo però è una conseguenza di tutta una politica di disboscamento fatta dai grandi latifondisti e i politici corrotti. E ci sono delle leggi, ma dove siamo noi all'interno praticamente fanno quello che vogliono. E allora dopo, infatti, ci siamo organizzati per muoversi in questo senso. Allora, la domanda era questa: perché queste due situazioni? Perché lavoriamo sulla cultura e sulla politica? Perché ci siamo accorti che in realtà la povertà è una mentalità. Allora, non basta dare i fagioli e dare una risposta immediata, che a volte è necessario. Quella bambina che era alla finestra della mia casa, lei quando vedeva che arrivavo in macchina in bicicletta, dopo 10 minuti me la trovavo lì perché era gialla dalla fame. E quindi il problema che ci siamo posti, io assieme a qualcun altro, è stato questo: come possiamo aiutare, perlomeno è chiaro, non a livello di Brasile, ma nella nostra realtà, a cambiare la situazione. Abbiamo puntato su due elementi: la cultura e la formazione politica. La cultura, perché incontravamo dei ragazzi molto, io incontravo nel quartiere dove abitavo dei ragazzi intelligenti, anche delle ragazze molto intelligenti, solo che non avevano la possibilità di studiare. E ci hanno cominciato a chiedere dei libri, loro non hanno i soldi per comprarsi i libri. Allora abbiamo cominciato a costruire delle biblioteche. Ci sono dei progetti di biblioteche municipali, solo che quando una persona entra in una biblioteca municipale là nell'interno trova i libri di mio nonno, cioè del 1900 e non so, quindi non sono i libri attuali, neanche riviste. Allora una parte dei soldi che arrivavano da amici così, noi li abbiamo cominciati a investire in libri. Questo da dire sembra facile, ma ci ha creato tanti problemi. Come investire in un contesto dove c'era immediatamente bisogno di cose da mangiare anche o del materiale, per esempio fare i pavimenti nelle case che non ci sono, perché investire in libri? Mi ha fatto una riflessione molto complessa, anche con altri sacerdoti non erano d'accordo. Dopo noi invece siamo partiti, e anche perché una delle cose che secondo me è stata importantissimo. Io stavo meditando in quel periodo un testo del Vangelo molto conosciuto, la moltiplicazione dei pani, cioè mi aveva colpito il fatto che Gesù non aveva fatto un miracolo dall'alto
al basso, ma si era fatto dare i pani e i pesci dalla gente. Questo è molto interessante. Prima di partire avevo letto un libro di un antropologo che diceva che per entrare in contatto con una cultura è necessario avere una guida del posto. E allora io ho visto anche con i miei occhi molti progetti fatti con soldi qui dall'Europa o dal Nord America, là in Bahia, progetti senza ascoltare la gente, con grandi investimenti. Per esempio a Pintadas, dove sono io adesso, hanno fatto un macello, hanno speso un sacco di soldi di un'entità belga senza ascoltare la gente, quindi hanno chiamato il deputato, il vescovo, che è del Belgio, il senatore, tanta gente, hanno fatto una grande festa, speso un sacco di soldi e non è mai stato utilizzato. Doveva servire per il macello di tutti gli animali della regione, al massimo macellano tre capre alla settimana, perché sono fatti senza ascoltare. Quindi con questa idea, quest'ottica, cercare di dare una risposta a problemi reali. Allora, per esempio, la biblioteca è nata non dalla nostra idea, ma da una richiesta di ragazzi che stavano studiando di libri. E da lì altre cose. Quindi, primo cammino è stato questo, come trasformare una realtà di povertà culturale, tentando di riscattare anche la volontà della gente, perché se si pensa attentamente ai poveri e non alla fantasia, è una realtà triste, perché quando una persona è abituata a non fare niente, nei quartieri nessuno lavora, dopo fa fatica anche a lavorare. E quando una persona è abituata a vivere solamente con quel pochino che lo Stato dà per andare avanti, dopo è difficile che sia stimolato per cercare un lavoro. Sono finanziamenti molto piccoli, per esempio 70 euro al mese in famiglie di, non so, 10 bambini. Però stavo dicendo, quando una famiglia, dei bambini nascono con questa mentalità, fanno sempre e solamente quello che gli viene detto e possono avere solamente quello che gli danno, loro si abituano ad aspettare, ad attendere. Faccio un esempio. La mia vicina di casa, un ragazzo di 21 anni con una moglie di 20, 5 figli, gli avevamo trovato un lavoro di manuale e lavoratore, che guadagnava un salario minimo che attualmente è 300 euro più o meno, quindi una cosa buona rispetto ai 100. Dopo una settimana sono andato a visitare la famiglia, era quasi mio vicino di casa, ho detto: ma dov'è Antonio? Che ero andato a trovare il lavoro, non c'era lavoro, sono andato a casa sua: dov'è Antonio? Ho detto: ma? Allora mi è venuto il sospetto, Antonio mi piaceva bere, sono andato a trovarlo, era al bar a bere. A bere che cosa? La moglie aveva ricevuto il finanziamento mensile, lui ha abbandonato il lavoro, un lavoro anche per bersi, scolarsi, i 70 euro che aveva ricevuto, la mentalità anche della prospettiva del futuro. Cioè, una persona che è abituata a avere poco vive il presente, non riesce a organizzarsi, a mettere da parte, impossibile. Allora, come modificare questa mentalità? Senza dubbio non siamo noi che lo facciamo. Allora, noi abbiamo visto che era necessario impostare a partire dai ragazzi e dai giovani, e quindi con biblioteche, con incontri formativi, soprattutto dando la possibilità ai giovani più intelligenti di poter entrare all'università. Le scuole superiori in Brasile sono 3 anni, dappertutto. E per accedere all'università c'è un esame chiamato vestibulare, che è difficilissimo. I giovani, i ragazzi che vengono dalle scuole dell'interno della Bahia, non hanno praticamente chance per poter entrare nell'università, perché i professori molto spesso non sono laureati. Il 95% dei professori che insegnano da noi non sono laureati. L'altro giorno ho scoperto che il professore di matematica è lo stesso che fa il professore di ginnastica. Adesso filosofia è diventata obbligatoria, l'hanno chiesto a uno che è disponibile per dire 2 cose di filosofia. E allora, solo che da 7 anni, quando Lula è andato al potere, Lula, secondo me tutti lo conoscono, lui era un operaio, era del nord-est, è andato a San Paolo, tutta una storia interessante.
ha creato un progetto chiamato Pro Uni, Pro Università. Cioè, se un giovane della classe povera riusciva a passare questo esame vestibulare, avrebbe avuto tutto il percorso universitario pagato, sia le tasse che anche la casa, tutto. E allora lì ci siamo mossi. Un giorno, riflettendo, mi ricordo, una sera riflettendo sopra questo progetto ProUni, sapendo che lì ero a Papiramutà, nessun giovane era riuscito ancora ad entrare all'università, e allora parlando con qualcuno ci siamo detti, ma come possiamo noi aiutare questi giovani? Cosa si potrebbe fare? Organizzare un corso per permettere agli studenti di assimilare quei contenuti che non hanno avuto quando hanno frequentato la scuola per poter tentare l'esame. Solo che era necessario prendere i professori da altre città. E questo vuol dire investimenti. Primo, cioè pagare un taxi per andare a prendere questi professori. Secondo, e in quel periodo le strade erano un po' sgangherate, piene di buchi. Il corso era di notte. Era necessario per farli venire in Papiramutà, forse siete stati da Papiramutà abbastanza lontano, era necessario pagarli perlomeno 3 volte quello che prendono normalmente. Quindi ho fatto un calcolo per mantenere un corso di questo tipo, con i professori preparati da fuori, pagando il taxi e tutto, era un costo di 18.000 euro più o meno per i 7-8 mesi. Abbiamo trovato alcuni fondi e l'abbiamo fatto. Da Piramutà, in questo luogo dove non c'era mai stato un giovane che riuscisse a passare per l'università, in 3 anni, 36 giovani sono riusciti a passare all'università. Probabilmente che dopo questi giovani escono e non ritornano. Questo è il problema. Cioè, un grande problema delle città dell'interno della Baia è la emigrazione, è di massa. I giovani dopo il terzo anno delle superiori vanno via, anche gli uomini vanno via, e quindi è un investimento sulle persone soprattutto, e non per un cambiamento interno, è difficile cambiarlo. Questo è uno dei progetti che abbiamo attivato, il corso pre-vestibular per riuscire a permettere ai giovani delle classi più povere a avere accesso all'università. Però ci siamo accorti di un grande problema, questo progetto si è esteso abbastanza in altre città, ci siamo accorti che i giovani che più desistevano nella frequenza della scuola erano quelli delle classi più povere, perché quelli che non sono abituati a lavorare, al sacrificio, tendono a desistere. Quindi il progetto nato per loro, però la grandissima desistenza era su di loro. E allora, la seconda cosa, abbiamo cominciato a lavorare sulla formazione politica, sulla coscientizzazione alla politica. Questo è un problema molto forte e estremamente pericoloso, perché i soldi che arrivano al municipio sono praticamente di tutti i settori. I soldi dell'educazione per pagare i professori arrivano nelle casse del municipio, i soldi per fare le strade o l'infrastruttura arrivano nelle casse del municipio, i soldi dell'ospedale arrivano nelle casse del municipio. Cosa vuol dire? Che il sindaco eletto si torna il re della città, un potere spaventoso, e quindi tutto il gruppo politico esercita un potere enorme sulla città. E all'interno dove siamo noi, il 70% dei sindaci eletti ultimamente, le elezioni sono state il 7 ottobre, sono dottori, sono medici, il clientelismo. Io ho visto con i miei occhi persone morire perché andavano all'ospedale per essere attese, solo che erano del partito opposto al sindaco che era stato eletto, che era il dottore della città, e diceva sì sì, io ti attendo, aspetta lì. Un sacco di gente è morta per caso di questi problemi. Allora, come aiutare la gente a cambiare un po' l'idea di politica, è questo che è una delle grandi sfide. Faccio vedere magari un paio di video di queste... che abbiamo creato... Su questo io ho scoperto sempre del fatto di lasciarsi consegnare le cose che ci sono. Abbiamo scoperto il movimento Fede Politica, che a livello continentale, e l'abbiamo portato nella nostra regione. Prima di
di passare a fede politica, io ti volevo chiedere se puoi spiegare l'associazione Moringa, sì, e anche il, cosa significa questa parola, perché secondo me è molto evocativa. E poi ti faccio anche un'altra domanda, così puoi parlare. Cioè, tu sei il presidente. Attualmente. Ma chi la gestisce in realtà? Perché insomma fa parte un po' del tuo progetto questa cosa, sì, della gestione. Allora, abbiamo, nel 2005 abbiamo fondato l'associazione Moringa. Moringa è il nome di una pianta che purifica le acque là in Brasile, nel nord-est. Allora abbiamo pensato, che bello, eh? Il nostro lavoro vuole essere proprio questo, purificare le acque sporche dalla corruzione, dalla miseria. E quindi l'idea è un poco, tutti i progetti che noi lavoriamo, sia culturali che politici, sono in questo senso. E molto spesso il lavoro missionario è un po' improvvisato, così fatto di entusiasmo. Io l'ho visto quando sono andato là, è chiaro, una persona va in una regione come questa, si sente mosso dalla compassione per fare qualcosa per i poveri, solo che molto spesso invece di fare del bene può fare del male. Ho letto nel 2010, l'ultima volta che sono venuto in Italia, un libro di una economista africana, molto giovane, interessante, dove diceva così, che la distruzione dell'Africa sono gli aiuti che sono venuti dal primo mondo. Interessante. Perché? Perché gli aiuti che vengono di fuori molto spesso vanno nelle tasche dei politici corrotti. Io l'ho visto con i miei occhi. Ad esempio il fatto dell'adozione a distanza, io ho fatto delle campagne nel 2002 contro l'adozione a distanza. È chiaro, dicendo questo, sconvolgo dei piani, non so, però io ad esempio, perché lo dico? Perché io ho abitato 10 anni in quartieri poveri. Allora cosa succede all'adozione a distanza? Delle famiglie con 10 bambini, arriva l'adozione a distanza per 3 bambini e gli altri 7. Cioè dentro la famiglia arriva dei fondi per 3 bambini, allora per Natale hanno le scarpe da ginnastica nuove, e gli altri 7 fratellini. Cioè immaginate le dinamiche di rivalità, di esclusione che sentono, primo. Secondo, io ho scoperto vivendo là in mezzo che i poveri non muoiono di fame, perlomeno in Brasile, perché c'è una rete di solidarietà tra loro. Molto sottile, molto piccola, e quindi si aiutano tra di loro. Faccio un esempio, per esempio. Un giorno ero andato, ero andato in un quartiere, mi ricordo, una sera, per visitare alcune famiglie, sono arrivato a casa di una signora, madre di, non so se era 10 figli, cioè un sacco di figli. L'avevo vista per strada, quindi ho trovato la casa, ho detto, come sta signora? Ah, andiamo bene, ottimo. Loro raramente dicono che sta male. Dopo alla fine mi ha chiesto se gli potevo portare il pane per far colazione alla mattina. Ho detto va bene. Allora alle 7 del mattino sono andato là, ho preso una borsina di pane con una torta anche, per fare contenti. Sono arrivato là, ho bussato alla porta, il sole alle 4:30 è già in piedi, quindi alle 7 c'è già un sacco di confusione. Appena sono arrivato, cosa ha fatto lei? Guarda la cosa interessantissima. Ha chiamato la più grande, che avrà avuto 14 anni, e ha detto, vai a chiamare, ha detto il nome, che erano i vicini di casa, un'altra signora con un altro di 14 bambini, cioè là. Dopo 10 minuti sono arrivati tutti questi bambini, assieme ai suoi. Cioè, un ricco difficilmente fa questi pensieri. Cosa dite voi? Cioè, quando uno ha, vuole sempre di più. Io tra i poveri ho scoperto una cosa interessantissima, la solidarietà. Tra di loro, c'è una rete tra di loro, anche perché in un quartiere abitano famiglie che molto spesso appartengono alla stessa famiglia o sono amici, quindi se qualcuno è in necessità si aiutano, è chiaro, con quel poco. Allora io ho preso a fare la stessa cosa, alla mattina non so, venivano a chiedermi il caffè, vuol dire che non avevano più, io non andavo a prendere un sacco di caffè, avevo guardato attentamente come loro facevano, li mandavo a prendere il bicchiere e lo riempivo con metà di polvere di caffè. E quando si rompe la rete, cioè quando la rete non riesce mica
a far fronte alla situazione, come per esempio la siccità che abbiamo visto, che abbiamo vissuto in questi anni, pintata dove sono io, il poligono della siccità. Erano 2 anni che non pioveva, per 5 anni non stavano raccogliendo niente. Allora, in queste situazioni cosa succede? Entra in gioco il padrino. Il padrino di battesimo è importantissimo, perché il padrino è sempre o un politico locale, diciamo una persona di condizione che il giorno del compleanno ti compra i pantaloni, ti compra non so, una maglia, qualcosa. E in queste emergenze entra in azione. Quindi abbiamo creato quindi questa associazione con questa caratteristica, elaborare progetti per accedere ai fondi del governo. Nel frattempo io ho conosciuto varie entità, ho conosciuto anche alcune persone importanti del governo, avevo scoperto che c'era una responsabile del fondo sulle povertà, dico questo sarà nostro. E molto spesso questi fondi rimangono lì perché non ci sono progetti, cioè non c'è gente che pensa. Quindi, solo che per un'entità lì del Brasile finanziare, stanziare i soldi, deve vedere alcune cose. Quindi con i soldi che arrivano dai miei amici, parenti, eccetera, io comincio a spingere il progetto. Fatto un esempio, per esempio il progetto del corso in preparazione all'esame vestibolare. Io ho investito i primi 2 anni circa 40.000 euro. Adesso era solo in una città, anche perché avevo il sindaco che si è fatto di tutto per massacrarmi. Anche perché quando un progetto funziona, se non è uscito dalla mente del sindaco, crea tutto un disequilibrio sociale e politico, perché solitamente sono loro che fanno le cose belle, quindi hanno fatto una più bella di loro, creato tutto un clima, un disequilibrio politico. Quindi ha fatto di tutto per affondarlo. Avevo per esempio un professore, l'unico professore che aveva fatto l'università di quella città, che veniva a dare lezioni. Che cosa ha fatto lui? L'ha messo, ha fatto di tutto, ha fatto spostare degli altri professori per metterlo nell'orario della scuola, nell'orario che lui aveva nel nostro corso. Pensa che, eh? E quindi che cosa è successo? Dopo questo progetto si è esteso, altre città l'hanno voluto, e abbiamo messo in rete tutte quelle entità che potevano intervenire, il sindacato per esempio, alcune banche, i comuni, o anche per alcune persone generose. Quindi attualmente noi siamo presenti con questo progetto in 4 città e quasi tutti sono autonomi, e questo è importantissimo. E in ogni città c'è un'equipe, alcune persone locali che gestiscono i vari progetti. Quindi io sono presidente, sono il secondo, il primo è un altro mio amico italiano che è venuto con me, poi si è sposato, adesso ha 3 figli, è ancora là. Ma in realtà chi sta portando avanti tutti i vari progetti che abbiamo sono loro, direttamente con fondi che riusciamo ad avere il 90% dal Brasile. Con ogni municipio noi abbiamo delle convenzioni, e per il lavoro che stiamo facendo nel mese di settembre abbiamo vinto un premio a Salvatore di 20.000 reais, 10.000 euro, non è tanto, però serve per andare avanti alla barca.